Allora, l'autore di cui parliamo oggi è Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio nasce a Pescara il 12 marzo del 1863, è il terzo di cinque figli. Viene educato prima in casa da precettori, successivamente frequenterà il liceo classico Cicognini di Prato. Gabriele è un alunno indisciplinato, anche se brillante, riuscirà a conseguire la licenza liceale e si iscriverà poi all'università a Roma. Non porterà mai a termine il suo percorso di laurea. A soli 17 anni pubblica la sua prima raccolta, Primovere, e per capire di chi stiamo parlando, ecco, basti pensare che metterà in giro la voce che l'autore della raccolta, cioè lui stesso, è morto, e questo porterà le vendite dell'opera a grandi livelli. Giusto per dire appunto come già da questi primi passi Gabriele D'Annunzio dimostra di saper gestire l'immagine di sé. A Roma appunto non frequenterà poi l'università, ma si dedicherà a collaborare con diversi giornali e riviste. Questo gli permetterà di entrare nei salotti letterari e di condurre una vita mondana piuttosto intensa. Dopo una fuga d'amore con una duchessina si sposa. Dalla duchessa Maria Ardoin avrà tre figli. La lascerà poi per una delle sue tante innumerevoli amanti. Pubblica il suo primo romanzo, Il piacere, nel 1889, e lo pubblica dopo essere stato ospitato in casa di un amico che gli permette di non pensare ad altri problemi di sostentamento, ma lo aiuta appunto come una sorta di mecenate. Per sfuggire alle ristrettezze economiche e all'assillo dei creditori, che sarà costante durante tutta la sua vita, si trasferisce prima a Napoli, dove intraprende una collaborazione con il giornale Il Mattino. Esce nel 1892 il romanzo L'Innocente e lavora intanto alla raccolta del poema paradisiaco. Inizia una nuova relazione amorosa e a causa di questo verrà anche processato per adulterio e condannato. La sua fama comincia ad essere oltre i confini dell'Italia, grazie anche a degli scritti che pubblica su Nietzsche, su Zola e su Wagner. Termina un nuovo romanzo, Il trionfo della morte, che pubblica nel 1894. Inoltre comincia la stesura di un ulteriore romanzo, La Vergine delle Rocce. Nel 1895 il poeta, con altri amici intellettuali, parte per un viaggio in Grecia. Qui conosce la grande attrice tragica Eleonora Duse, con la quale avrà una relazione lunga 8 anni, che lo porterà ad orientare la sua produzione soprattutto verso il teatro. Si trasferisce in Toscana, a Settignano, nella villa della Capponcina, e qui lui dice di sé di comportarsi come un signore rinascimentale, con i suoi cavalli, i suoi cani da caccia, gli arredi sontuosi. Si dedica anche alla politica, si fa eleggere nelle file della destra, ma partecipa poco all'attività parlamentare. Soltanto in occasione di una votazione a proposito dei moti di Milano, lui clamorosamente lascia i banchi della destra e va verso quelli della sinistra al grido di vado verso la vita. Questo per dire che anche le sue convinzioni politiche, diciamo, non erano esattamente salde e lineari. I suoi viaggi con la Duse proseguono, vanno in Egitto, poi tornano di nuovo in Grecia. Conclude un altro romanzo, Il Fuoco, che è incentrato sul mito del superuomo di cui parleremo successivamente. La sua carriera di drammaturgo gli riserva uno straordinario successo grazie alla figlia di Iorio, che viene rappresentata nel 1904. È una tragedia pastorale di ambientazione abruzzese. Si trova poi, una volta conclusa la relazione con la Duse, a dover, fuggire in Francia, in una sorta di esilio volontario, dovuto al fatto che è inseguito dai creditori. Qui produce
ancora, coproduce altre opere teatrali, altre tragedie e scrive addirittura la sceneggiatura di un film, Cabiria, che gli permetterà, grazie al successo, di avere un cospicuo guadagno. Rientra in Italia nel 1915, alla vigilia della guerra. I suoi intenti sono quelli appunto di spingere con i suoi messaggi l'Italia alla guerra, è un convinto interventista. Lui si arruola, viene ferito ad un occhio e durante la sua convalescenza, passata accanto alla figlia Renata, nel buio della sua stanza, scrive Il notturno, che è una sorta di prosa poetica. Che lui scriverà su delle striscioline di carta che la figlia gli preparava, perché essendo bendato da un occhio non poteva utilizzare altri mezzi. Il biennio tra il 18 e il 19 è molto intenso, ricco anche di azioni clamorose, come la cosiddetta beffa di Bucari, un episodio che racconta di quando lui a bordo di un motoscafo riesce a lanciare un siluro contro la marina austriaca, oppure quando sorvolando Vienna con il suo aeroplano lancia volantini sulla città. Alla fine della guerra occuperà la città di Fiume, che non era stata concessa all'Italia come invece era previsto dal patto di Londra, e verrà poi allontanato da Fiume dall'esercito. Si ritirerà poi nella sua villa, che possiamo vedere e visitare ancora oggi, a Gardone, sul lago di Garda. La villa prenderà il nome di Vittoriale degli Italiani e qui lui trascorrerà gli ultimi anni della sua vita in maniera anche piuttosto malinconica.